stamattina sono andato a trovare un amico italiano che lavora in aeroporto per salutarlo. E erano le 8 meno 20 quando sono passato da lui a salutarlo e poi sono tornato qui al lavoro. Io lavoro alla Fiat a Bruxelles, quindi appena tornato in ufficio, alle 8 meno 10, mi sono accorto che si sentivano turbulenze passare, eccetera, guardando su internet e poi eccetera. La novità che io 10 minuti prima ero a 500 metri dall'accaduto, praticamente, della prima esplosione dell'aeroporto. Dobbiamo innanzitutto condividere il dolore delle persone che hanno sofferto le cause di questi attentati. Innanzitutto il pensiero va alle persone defunte, alle vittime mortali di cui non sappiamo nemmeno ancora il numero preciso, e ai loro familiari che soffrono la loro perdita. Poi siamo vicini ai feriti e alle persone che sono in questo momento negli ospedali per essere curati e operati di urgenza. Ho informato subito di quanto è avvenuto, in modo tale che la Segreteria di Stato e il Santo Padre fossero al corrente di questi avvenimenti che si sono verificati questa mattina. A non lasciarci tranquilli erano un po' le dichiarazioni di Salah: finalmente quest'incubo è finito, finalmente mi hanno preso, finalmente hanno messo fine alla latitanza. Sono espressioni abbastanza insolite per un terrorista che è scampato all'arresto dopo i fatti di Parigi, e quindi erano affermazioni che non lasciavano tranquilli. Quando abbiamo sentito che era stato arrestato questa persona, ci siamo detti, o almeno io mi sono detta, adesso che cosa succederà? Il clima naturalmente è molto drammatico, è veramente un dramma quello che sta succedendo. Il metro è bloccato, i taxi sono introvabili, la città è paralizzata, nelle strade sono deserte, la polizia ha raccomandato a tutti di non uscire. La gente ha paura, eh? Io mi trovo come casa all'Avenue Brugman, cioè non lontano dal centro, però come missione ad Anderlecht, che non è, cioè anche un quartiere dove ci sono tanti arabi. E questo mette in discussione i rapporti? La gente ha paura, i nostri italiani hanno paura. Siamo pochi giorni dalla Pasqua, in tanti magari partivano, esatto, una settimana di passione, come possiamo... Esatto, quindi immagini tutte le celebrazioni che ci sono. Stasera per esempio c'è una grossa celebrazione alla cattedrale, perché abbiamo la messa crismale e hanno paura di venire, ma è comprensibile. E dicono, le autorità belghe ci dicono di non uscire. Non so se sente le autoambulanze. Perfettamente, purtroppo, suor Angela. Sente? Perfettamente, ecco, sì. Ecco, perché sono qui vicino a casa, ci sono tre ospedali, quindi da stamattina c'è un continuo via vai. Quindi povera gente, preghiamo per tutte queste famiglie, per tutte queste vittime, che sono tante già.